Luciano, mi dispiace tanto. Ma di cosa? Sono tutto intero, l'hai visto bene. Come stai? Che cosa ti hanno detto? La pallottola mi ha preso di striscio, ho solo perso un po' di sangue. Ma quanto tempo ci vorrà prima che ti rimetta completamente? Ma cosa importa? Adesso che Oscar è in galera, neanche il tempo è più importante. Sei una donna libera. Te l'avevo promesso, ricordi? Non mi sembra possibile. Invece è vero. Oggi si chiude un capitolo della tua vita. E se ne può aprire un altro. Sono la signora Cattaneo. Dov'è mio marito? Luciano. Eccolo, Luciano. Eccolo qua, eccolo qua. Silvia. Tesoro. Come stai? Bene, bene. Non c'è bisogno di preoccuparsi. È tutto a posto. Ma cos'è successo? Com'è potuto accadere una cosa del genere? Oscar ha cercato... È opera sua questa? Suo marito mi ha salvato. Non sarei qui se non fosse stato per lui. Sì, io mi sono trovato lì. Lì dove? Mio marito mi ha aggredito in mezzo alla strada. È una vera fortuna che Luciano si trovasse lì al momento giusto e al posto giusto. Ho fatto quello che qualunque altro uomo avrebbe fatto. Vieni, tesoro. Ti porto a casa, hai bisogno di riposare. Sì, mi sembra il minimo. E domani non voglio vederti al paradiso. E neanche dopodomani. Non si preoccupi, dottor Conti, ci penso io. Lei, signorina, come si sente? Ancora un po' scossa. Forse mi farebbe bene prendere un po' d'aria. Venga, l'accompagno a casa. Vado a prendere le tue cose. Sì, grazie. Ci sentiamo dopo, Luciano. Sì. Mi raccomando. Dopo. Senti, io non c'entro niente con la morte della tua famiglia. Conoscevo tuo padre, non avrei mai... Basta con le bugie! Basta! Gli uomini come te sono solo in grado di mentire per ottenere quello che vogliono. Tu non sai cos'è l'onore nell'amore. Sei solo un vigliacco. Umberto, è permesso? Ho molto lavoro da sbrigare, Adelaide. Da quando ti chiudi dentro? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Ti raggiungo dopo. Ti aspetto di là. Come sta adesso il ragioniere? Benissimo. Fortunatamente è stata una ferita di striscio. Non pensavo fosse un uomo d'azione. Un uomo dalle mille risorse. Nicoletta sarà molto provata. Prima la nascita della bambina, poi questo. Non farti tentare. Adesso ha bisogno di molta tranquillità. Vittorio! Marta! Sei arrivato finalmente. Ciao. Ciao. Come stai? Un po' meglio. A te com'è andata a Pavia? Benissimo, gli abiti della signorina Rossi sono stati un successo, ha perfino vinto un premio. Gabriella ha un talento e sarebbe stato un peccato non valorizzarlo. A tal proposito volevo farle una proposta, ma volevo prima parlarne con te. Bene. Veniva dallo studio. Papà! Umberto! Papà! Per quello che ha fatto. Diglielo! Diglielo! Guardi i tuoi figli negli occhi e di loro la verità!
Confessa! No! Di aver venduto la famiglia per i tuoi interessi! Non sono stato io a tradire la tua famiglia. È stato mio suocero, il conte di Sant'Erasmo. La burocrazia fascista registrava tutto. Lì c'è la denuncia del gerarca amico del conte Gregorio di Sant'Erasmo. Hai rischiato di uccidere la persona sbagliata e rovinare la vita di tutti noi, te ne rendi conto? Non è possibile. Come hai potuto fare questo? Ho sbagliato tutto. Questa storia ha distrutto la tua famiglia, ma ha rovinato anche il mio matrimonio. Margherita mi credeva colpevole. Non mi ha mai perdonato. Perché non le hai detto la verità? Perché lo sapevo, non potevo immaginare che sospettasse di me o di una cosa del genere. Quando l'ho scoperta era già morta. Poi ho capito tutto, il perché del suo allontanamento, la sua autoreclusione. Ma era troppo tardi. Troppo tardi. Io ho perso vostra madre molto prima che morisse. E senza il suo amore sono morto anch'io. Cosa intendi fare con lui? Lui ha messo in pericolo la nostra famiglia, ci ha traditi. Chiamerò la polizia. Ci penseranno loro a dargli quello che si merita. Fermati, Umberto, aspetta. Io non posso neanche immaginare quello che tu e la tua famiglia abbiate patito. Tutto il dolore, lo straccio, la paura. Ti chiedo perdono a nome di chi non può più farlo. Perdona mio padre, se vuoi. Io non so se potrò. Adelaide, tu sei generosa, ma... Vuoi davvero mandarlo in carcere? Non credi che anni di odio e di sofferenza siano una prigione più che sufficiente? A che cosa serve vendicarsi ancora? Ti sei insinuato ovunque. Hai insidiato mia figlia. E Riccardo? Ricordaglielo tu quello che ti ha fatto. Papà. Fossi stato più forte, non ci sarebbe riuscito. Abbiamo tutti delle colpe in questa vicenda. Nessuno potrà cancellarle. Possiamo solo provare a voltare pagine, se non a dimenticare, almeno a perdonare.